Imitazione di Cristo, Libro secondo, Capitolo nono, Terza parte. La mancanza di ogni conforto. Su che cosa posso fare affidamento? In chi posso io confidare? Soltanto nella grande misericordia divina e nella speranza della grazia celeste. Persone amanti del bene che mi stiano vicine, devoti confratelli, amici fedeli, libri edificanti ed eccellenti trattati, dolcezza di canti e di inni. Anche se avessi tutte queste cose, poco mi aiuterebbero e avrebbero per me ben poco sapore. Quando io fossi abbandonato dalla grazia e lasciato nella mia miseria, allora il rimedio più efficace sta nel saper attendere con pazienza, sprofondandosi nella volontà di Dio. Non ho mai trovato un uomo che avesse devozione e pietà tanto grandi da non sentire talvolta venir meno la grazia o da non avvertire un affievolimento del suo fervore. Non ci fu mai un santo rapito così in alto e così illuminato da non subire prima o poi la tentazione. E infatti, chi non è provato da qualche tribolazione non è degno di una profonda contemplazione di Dio, che la tentazione di oggi è segno di una divina consolazione domani, la quale viene appunto promessa a coloro che sono stati provati dalla tentazione. A colui che avrà vinto, dice, concederò di mangiare dell'albero della vita. In effetti, la consolazione divina viene data affinché l'uomo sia più forte nel sostenere le avversità. Poi viene la tentazione, affinché egli non si insuperbisca di quello stato di consolazione. Non dorme il diavolo, e la carne non è ancora morta. Perciò, non devi smettere mai di prepararti alla lotta, perché da ogni parte ci sono nemici che non si danno riposo.